Vado giù al mare, è davvero una bella giornata. Sì, vai. Vieni con me. No, credo proprio di no. Non ti piace da giù al mare? No. Vai. Allora vado. Sì, vai. Thank you.
sempre qui, lo sai. Sì, in un certo modo, sì. Senti così inquieto, c'è qualcosa che non va? No. No, non c'è niente. Non stai bene? Sto bene. C'è qualcosa che ti preoccupa? Assolutamente no. Non sei felice qui? Non saremmo dovuti venire fin qui. Non ti piace più stare con me? Sì, mi piace, non è questo. È che è un po' troppo silenzioso qui. È così riposante che viene l'agitazione a stare qui si può prendere più. Sì, forse non succede un granché qui, in parte è vero. Ma è così che volevamo. Non volevamo più vivere là in città. È vero. Ma poi che diventano un po' troppo silenzioso. Non si vede mai nessuno, ma la fila delle macchine. Si vede giusto la macchina ogni tanto, va giù sulla strada e per niente. Sì, ma è così che volevamo, non volevamo più vivere là in città, in mezzo a tutte le macchine, a tutta la gente. Lo so. Ed eri tu quello che voleva così tanto lasciare la città. Anche tu. Ma sì, anch'io, non capirmi male. Ma ora che siamo venuti via dalla città, ora che ci siamo presi questa bella casa vecchia, bianca, sul mare, tutta per noi, quello era il modo in cui tu desideravi vivere, avevi detto. Ecco, ora noi siamo qui. E tu non sei felice lo stesso, sei quasi più triste di prima. Non è come pensavi di per te? Sì, lo è. Forse. È che è tutto un po' troppo fermo, non si muove niente. Sì, lo capisco. Tu sei inquieto, ma non puoi provare a essere felice della nostra bella casa, di com'è tranquilla. Non puoi darti pace, non tormentarti in nessun modo. Tu devi trovare pace in qualche cosa, in qualche modo. Io credo che ovunque fossi stato, ovunque avessi vissuto, ti avrebbe preso così. In città non eri felice. Ora non sei felice neanche qui. Non saresti stato felice ovunque avessi vissuto. Avresti sempre voluto vivere da un'altra parte. Sei fatto così. Non lo so. Tu sei felice. Beh, io sono felice, direi, ma non è questo. Perché mi viene l'agitazione a stare qui o qualunque cosa sia, non lo so. Non so, sono io che ti annoio, non mi amo più. No, non è questo, non devi pensare questo. Ma io mi preoccupo, io sento che tu pensi che non sono più niente. Quando tu stai così, io sento questo. Io credo che sono io che non ti piace più. Ti sbagli, non è così, non devi pensare così. Magari oggi viene lei, la domenica non è così. Ha parlato di venire qui, dovrebbe passare forse. Capisco. Ma ti dà fastidio che lei? No, non esattamente, ci sarà anche suo marito con lei. Non lo so, ma non credo. Ma tu non devi neanche essere così timido con l'altro. È facile che uno diventi così vive nello stesso modo. Va bene, tanto si vedi. Se non è proprio una giornata di sole, non è poi così male questa giornata, no? Per essere autunno non possiamo pretendere di meglio, vero o no? Piove. Oh, no. Ma è una bella giornata di autunno, limpida, fredda e piove. Oh, non è vero. Sì. Riusciamo a vedere? Lontano, ma io posso ancora ricordare quel giorno perfettamente, come se fosse appena successo. Posso ricordarlo. Era una bella giornata d'autunno, limpida, né calda né fredda, e siamo usciti a vedere se pioveva, e pioveva davvero, ma solo appena appena. E allora siamo rimasti un po' lì fuori sotto la pioggia leggera, e poi
abbiamo camminato intorno alla casa, l'abbiamo guardata e lui parlava di riverniciare la casa, di sostituire le grondaie, parlava delle cose di cui parlava sempre ed eravamo d'accordo di come fosse una bella casa bianca e bella, grande e bella. Ma se non volevamo bagnarci dovevamo rientrare anche in fretta e allora siamo corsi di nuovo dentro. Ci siamo presi proprio una bella casa, è vero o no? Ed è in un posto così bello davanti al mare, non è così? Sì, è molto bello, qui siamo stati fortunati. È stato facile trovare una casa così bella. Sì, è vero. Ci abbiamo messo un sacco di tempo, ma alla fine abbiamo trovato una casa bella. Era così. Ci sono un sacco di cose da aggiustare. Ed è vero, avresti dovuto farlo quest'estate. Probabilmente adesso siamo andati un po' tranquilla nella stagione. Ma sono sicura che non c'è te. Allora, cosa pensi di fare oggi? Io? Sì? Io penso che uscirò qua. Di nuovo? Sì, penso di sì. Ma a casa non sei quasi mai? Certo che ci sono. Sì, ma sei spesso fuori in mare, a casa mai, quasi mai. Non ci conta altro da inventarsi qui se non andare poi con la barca sul mare. Sì, ma tu sei quasi più spesso fuori in mare che a casa, almeno così mi sembra. Beh, forse così che sembra. Ma io sono venuto a casa qui con te, poi a me piace stare da fuori sul mare. Non ho capito. Che cosa c'è di così bello stare da fuori sul mare con una piccola barca? Stare lì? Ora d'ubore, in una piccola barca. Come riesci a stare seduto lì, in mezzo al mare, per ore infinite, e tutto il giorno e tutta la sera, fino a che diventa buio? Tu riesci a stare seduto lì, in mezzo al mare, in quella tua minuscola barca? Che cosa c'è di così bello in tutto questo? E poi deve essere freddo, umido, almeno ora che è autunno, e deve essere terribilmente noioso. Beh, forse noioso, non lo so, mi piace. Sì, ma che cos'è che ti piace così tanto? Non credo di saperlo veramente. Dovresti saperlo, deve esserci qualcosa. Dimmi che cos'è. Non lo so, forse mi piace perché... Non lo so. Sì, lo sai. Immagino che forse sono le onde. Forse. Sì, credo che... Le onde? Sì, mi piace stare lì seduto sulla barca e sentire le onde. Non sai. E poi... Poi mi piace galleggiare su e giù. Forse. Poi mi piace guardare il mare. Mi piace pensare a quanto lontano, lontano sia giù piccolo. Io sto seduto in quella base che è minuscola e onde. Pulsa. E pulsa. E io sono lontano dalla terra e la barca è piccola. È un pezzo di legno sottile, questo è tutto quello che c'è tra me e il mare, tra me e giù il fondo. Io sto seduto lì. La barca che galleggia su e giù, su, giù, il vento che tanto che vedi lì, non lo so, perché tu veramente voglio venire con me. Ecco, io sto seduto lì con le onde che pulsano, la barca che galleggia su e giù e il tempo, che passa. Avresti dovuto venire con me qualche volta anche tu, ti pare? No, lo sai. Non mi piace per niente la fuori sul mare, mi fa paura, mi annoio. Sì, lo so quello che provi, non dico niente su quello che provi, il tuo modo di essere. Sì, io sono sempre stata fatta così. Non mi sono mai divertita la fuori sul mare. Ma non è perché lei, la mia amica, sta arrivando. Che tu hai tutta questa voglia di uscire in mare oggi. No, io starò là fuori in mare punto e basta. Come hai detto tu. Io sono diventato molto timido con la gente, oppure lo sono sempre stato. Non è che io sia molto migliorato da quando siamo venuti a vivere qui, a Via. È solo per questo che hai voglia di andare in mare oggi? Solo perché sta arrivando lei, è vero? No, non solo per questo, ma anche per questo. Io voglio andare fuori in mare perché mi piace stare là fuori sul mare, perché la tua amica sta arrivando. Tutte e due le cose che... Ma tu la conosci da prima di conoscere me. E quindi? Non lo so. Niente. Pensi che la tua amica resterà con lui? No, una visita breve, un paio d'ore forse. Sai che ora lì? Ha detto che sarebbe arrivata nel pomeriggio, non ha detto esattamente quando, solo che sarebbe arrivata nel pomeriggio. Ma la conosci?
cose fai? Non ti piace vederti che fuori sul mare, mi fa paura, penso faccia paura. E poi il mare può essere così agitato, la barca è così piccola. Ma te lo ricordi quella volta quando le onde stavano quasi per entrare dentro la barca? Ho visto che aveva messo a posto i suoi vestiti così bene
erano messi tutti in ordine come non li avevo mai visti prima. E poi ho preso una delle sue camicie. Ho guardato. L'ho guardata. E poi l'ho ripiegata bene, rimessa nella fila dove l'aveva messa lui insieme con le altre camicie. Lui aveva piegato le sue camicie così bene. E in quell'istante io ho sentito una tristezza senza fine e non sapevo veramente perché l'ho sentita. E poi mi sono seduta sul nostro letto e sono rimasta lì seduta a guardare le file che lui aveva fatto, i suoi vestiti, e ho pensato che probabilmente non avevo mai visto prima la nostra stanza così ordinata e bella. Era tutto in qualche modo al suo posto. E cosa potrebbe significare, ho pensato. E mi sono sentita ancora più a disagio. Cos'era adesso che volevo pensare? Perché aveva messo in ordine così bene i suoi vestiti, ho pensato. Ma poi ho pensato che lui era stato come di solito era. Non c'era nulla di insolito in lui. Non c'era stato nulla di insolito in lui. Lui era nel modo in cui era sempre in quei giorni, un po' inquieto. Tutto qui. Ma c'era qualcosa in me. Io cercavo di capire cosa potesse essere, ma non riuscivo a capire cosa potesse essere. Beh, qualcosa era sceso su di lui, non so cosa fosse, ma usciva in mare sempre più spesso. Certi giorni esce in mare più volte al giorno, ci sta sempre un'ora o due prima che sia di nuovo a casa. Poi sta qui per un pochino prima che arrivi di nuovo e dica che sta uscendo di nuovo in mare. E sentivo così inquieto. E così indicibilmente triste che voleva andare giù al mare a cercarlo. Sì, è andato così. E poi ho camminato fino al mare per cercarlo e sono rimasta là sul nostro molo e guardavo. Guardavo il mare, le onde battevano contro il molo perché il vento aveva cominciato a soffiare ora e pioveva più forte ora. E io stavo lì e ascoltavo le onde battere contro il molo e girandomi ho visto il capanno della barca e poi sono entrata nel capanno della barca e ho visto che anche lì tutto era in ordine e pulito e poi sono uscita dalla semioscurità del capanno della barca e sono rimasta di nuovo là sul nostro molo a guardare il mare ma non ho potuto vedere nessuna barca da nessuna parte e ho pensato che non potevo rimanere lì perché probabilmente la mia amica era già arrivata dunque dovevo risalire ma non volevo risalire. Volevo soltanto rimanere qui, restare a guardare. E invece dovevo risalire e faceva freddo, naturalmente, ero congelata e ora pioveva davvero, quindi dovrei risalire e basta, ho pensato. E sono risalita. E mentre camminavo mi sono resa conto che il vento cominciava ad aumentare e cominciava a piovere sempre di più e sono risalita. E ho provato a pensare che non c'era nulla di cui preoccuparsi, ho pensato. Era solo la mia immaginazione, ho pensato. Lui era già stato in mare così tante altre volte con un tempo così, ho pensato, e sono risalita. E quando sono arrivata vicino alla nostra casa, la nostra bella casa bianca, ho visto che la mia amica stava nel giardino davanti alla casa. Dunque era già arrivata, era chiamata da lontano, lo salutava. E lei mi ha risposto, mi ha salutato. E mi ha chiesto dove ero stata, io gli ho detto che ero andata solo a fare due passi e lei mi ha detto, meno male che era arrivata perché si stava congelando. Ora c'era un tempo terribile, ha detto, pioggia nel vento, era già piuttosto bagnata, ha detto, e allora siamo entrati in casa. È un bel posto qui. Sì, è vero. Sei stata molto fortunata a trovare un posto come questo. Sì, lo pensiamo anche noi, ma vieni qui, guarda. Proprio bello. Anche se adesso piove così forte, si riesce a vedere fino all'orizzonte. Lontano laggiù, credo di vedere una piccola barca tra le onde. Quello potrebbe essere Asla. Dove è la barca? Sì, e Asla è fuori in mare quasi tutto il tempo. Non lo sapevo che fosse interessato a cose simili. No, neanche io so se è interessato a cose simili, ma comunque sia rimane spesso là fuori, non so perché. Qualunque sia il tempo. Qualunque sia il tempo, era in mare stamattina, e ieri pomeriggio era in mare, e ieri anche era in mare. Non deve essere un granché con un tempo così. Fa una barca grande. Sono una barca legno. Una vecchia barca di legno. Non è proprio il tempo buono per stare là fuori in mare. Piove. C'è un cavetto. È vero. Io non so perché vuole sempre uscire in mare, comunque sia non vuole stare a casa. Quasi la sempre fuori in mare.
Forse non vuole più rimanere con me. Io credo proprio che sia così. Io penso semplicemente che gli piace stare fuori in mare. Ha vissuto un po' di anni in città e quindi probabilmente ora gli piace. L'hai cresciuto in un posto di mare, lo sai? Sì, ma non lo so. Lui è sempre così. C'è qualcosa che non va? Non lo so. Sembra non trovare pace. È a casa per un po' e poi diventa irrequieto. Sì, preoccupata per lui, sembrerebbe così. No, non è neanche questo, soltanto... Non lo so. Forse solo io, forse non è più felice con me di più. Ma no! Io sono troppo. Non è così! Forse si annoia a stare con me. Perché prima, quando eravamo in città, voleva andarsene. Poi, quando l'abbiamo fatto, quando abbiamo trovato un bel posto, ecco, lui non trova pace neanche qui. Non lo so, non capisco. Ma non è sempre stato così. Credo, no? Cioè... Sempre? Beh, intendo dire, per quanto mi possa ricordare di lui, se ne sta lì da solo sprofondato in se stesso. Tu lo conosci da più tempo di me. Sì, lo conosco da quando ha lavorato da mio marito. Era sempre lì, nel suo mondo. Deve avere qualche cosa a che fare con la sua infanzia. Sì, credo anch'io che sia così. Sai che lui e sua madre non hanno praticamente avuto nulla a che fare l'un con l'altro? Lui è cresciuto a casa dei suoi nonni, lo sai? Sì, lo so, nella casa di una nonna molto religiosa. Credo che era stata d'accordo di questa nonna. Sì. L'hai incontrata? No, è morta. È morta qualche anno fa. Non è uscito da fuori perché stava arrivando, spero. Forse un po' anche per quello, sì. Può darsi. Ma lui esce quasi in qualsiasi momento e quindi... E quindi probabilmente anche perché stavo arrivando io. È fatto così, non lo capisco. Ma è timido, insicuro, pensa sempre di dare fastidio alla gente. È vero. È un peccato che sia così. Sì. Hai conosciuto la madre? No, non ho quasi nessun contatto con lei. Parecchio tempo fa, non ricordo esattamente quando, comunque molti anni fa è andato a trovarla. E poi lei ha chiamato una o due volte, tutti qui. Non hanno quasi nessun contatto. Un po' triste, non ti pare, dopo tutto è sempre sua madre. Io non so cosa sia successo l'ultima volta che si sono incontrati. E comunque sia, lui è cresciuto a casa dei suoi nonni. Nella casa dei genitori di lei. E i padri? Non ha mai visto suo padre. Mai? Mai. Non sa niente di lui. No, niente. Non sa niente di lui. No, niente. Sua madre non dice niente. Forse non sa niente. O comunque troppo poco. Forse non sa neanche chi sia il padre. Beh, sono cose che succedono a volte. Non deve essere poi così brutto. Forse è proprio perché lui è cresciuto a casa dei suoi nonni vicino al mare. Che ha tutta questa voglia di vivere qui. Forse sì. Ma dimmi di te. Come vanno le cose per te? A me vanno benissimo, sto bene. Sì, è vero, mi preoccupo un po', ma a parte questo, tutto bene, e tu? Ah, tutto bene, anche per me. Va bene, tra di noi, mio marito e io. È lui che ti ha portato fino a qui? Sì, e poi torna più a prendermi fra un paio d'ore. Andava in città a sbrigare le faccende. Ho capito. Naturalmente sono andata, in giro, facendo vedere alla mia amica la bella vecchia casa che avevamo comprato. Ma per tutto il tempo sentivo una grande angoscia e quando siamo arrivate alla stanza da letto e ho visto i suoi vestiti messi ripiegati uno sull'altro così bene, ero di nuovo piena di tristezza, una tristezza pesante e senza fine, e la mia amica aveva capito qualcosa perché mi ha chiesto che cosa avevo. Io gli ho detto che non ero niente. E abbiamo camminato da stanza a stanza e lei mi ha detto che era una bella casa, che ci eravamo trovati, una bella vecchia casa. E mentre camminavamo sentivo la coscia che diventava sempre più forte. Sentivo dentro di me che volevo scendere giù al mare e gli ho detto alla mia amica che volevo scendere giù al mare. Le ho detto che potevo farle vedere il capanno della barca, che faceva parte della casa. Le ho detto che facevo vedere il nostro molo e all'inizio lei non aveva molta voglia, dicendo che mi aveva troppo, che c'era troppo vento, che avevo ormai già iniziato a fare buio, ma io ho preso degli impermeabili e poi ci siamo incamminate verso il capanno della barca giù al molo e siamo rimaste là sul molo a guardare il mare, la pioggia, le onde che pulsavano,
siamo riusciti a vedere nessuna barca da nessuna parte. C'erano solo le onde che pulsavano e pulsavano. E poi la mia amica mi ha chiesto se potevamo tornare di nuovo a casa, faceva un freddo terribile, ha detto, e anche se io non volevo tornare a casa, non potevo dire che dovevamo rimanere lì quando lei voleva tornare a casa. Quindi siamo salite, e mentre camminavamo ho notato che stava già diventando più buio. Siamo salite, entrate in casa, e nel momento in cui sono entrate in casa ero così piena d'angoscia che mi sono messa subito alla finestra. Ma che cos'hai? Niente. Credo che lui è fuori già da tanto tempo, è diventato così brutto. Sta diventando buio, lui dovrebbe tornare adesso, tra poco. Sì, adesso probabilmente proprio torna. Non essere agitata, magari un buon momento per la pesca, vedrai. È solo così inquieta. Sta diventando buio, guarda, sta piovendo, il vento soffia forte, lui è strano in questo periodo. Deve tornare subito adesso, io ho paura. Non ho capito che c'è qualcosa che non va. Non essere agitata. Per favore, non c'è niente di male, vedrai. No, magari no. Di sicuro non è niente, vedrai che arriva. Ma tra poco sarà buio, il vento soffia forte, lo senti? Sicuramente arriverà presto, ora arriva anche mio marito. Stai andando via, allora? Dobbiamo aspettare fino a che torna, se vuoi. Non vuole incontrare gente, allora forse è meglio se ce l'abbiamo. No, tu devi aspettare, non andare via, non andartene. Certo, aspetteremo, se è questo che vuoi, non c'è nulla che ci prenda. Hai sentito questo qui, ora senti, qualcuno sta arrivando. Sì. Qualcuno sta bussando, quindi sicuramente è il tuo marito. Dai, esci, vai a riprire tu. Sì, sicuramente è lui, a meno che non sia altro che sta bussando per scherzare così. Apri, sì, per favore, vai. Sei messa con quel ragazzo? Asl! E vi siete trasferiti così? Ci vediamo così di rado, siete felici qui? Vedo che vi siete trovati una bella casa vecchia, e grande, bianca, e bella, mica male. E la barca, la vera? Sì, hanno la barca, hanno anche un capanno per la barca, hanno anche un molo, tutto per loro. Beh, allora hanno fatto i soldi. No, non è così costoso qui, non è caro qui, per niente. Sì, non siete proprio in centro. Non è noioso vivere qui. Ma bello, bello, niente da dire. Non succede niente. A me, credo, o no? E tu come stai? No. E lui dove l'hai messo? È andato fuori in mare. Adesso? Ma piove, è molto tremendo. Ma gli piace molto stare fuori in mare, resta lì tutto il tempo, quasi, non è così? Sì, è vero. Lui è quasi più fuori in mare che a casa, quasi. Ora c'è una bella barca qui, fai. Come si chiama quella? Lanterne? Non lo so, non sono molto marinaio. No, assolutamente no. Allora c'è una barca grande. No. Non ce l'ha? È una barca grande. Arriverà presto adesso. Ma un motore ce l'avrà, quello ce l'avrà di sicuro. Sì, sì. E senza luce quando è buio come adesso? Io non lo so. Ma non hai paura per lui?
Quando tutto sta piovendo, tira un vento che... Cioè, è buio, è autunno buio, non è una serata di luce estiva con un mare caldo. Sicuramente arriverà presto, comunque deve. Non può rimanere lì fuori, ma nel buio della notte. Deve arrivare presto. È ovvio che deve, arriverà ora. Non aver paura, dai, lo faremo arrivare. Lui è abituato a stare lì fuori nella sua barca, quindi non è successo niente a lui di sicuro. Sì, sì. Arriverà presto, lo so. Beh? Beh, non deve essere proprio divertente stare lì fuori quando è buio così, in una tempesta così, direi. È anche abbastanza freddo fuori adesso. Mi sono bagnato. Si iniziava a gelare soltanto camminando dalla macchina alla casa, i brividi. Ci sta facendo un po' tardi, forse è meglio che ce ne andiamo. Sai, non abitiamo in centro neanche noi. Per trovare un posto dove vivere siamo dovuti andare un bel po' fuori. Sì, certo. E è così che va. Dobbiamo aspettare ancora un po'? Sì, ancora un po'. Forse sì. Beh, lui rimane sempre fuori così tanto tempo in una tempesta come questa, vuol dire. No. Ma forse dovremo. E dopo tutto può. Forse dovremo andare a cercare. Va bene. Cosa dici tu? Io credo quasi che... Non se puoi andare tu. Ma dove? Vai giù per la strada, siamo già state lì, no? Sì, sì. E poi... Beh, poi vai a destra. Prendi la prima strada a destra verso il mare. C'è il capanno, il molo, li vedi? Sì, ma... Io rimango qui. Mettiti solo qualcosa addosso. C'è la mia giacca dentro nell'ingresso. Di sicuro arriveranno presto. Sì. E sono rimasta lì. Sentivo crescere in me il vuoto sempre di più. Il vuoto cresceva in me come la pioggia e il buio, come il vento e gli alberi, come il mare di fuori. Ora ero non più agitato. Ora ero in una grande calma vuota, ora ero un buio assoluto. Ora ero niente. E nello stesso momento sentivo che, che in qualche modo brillavo di luce, fuori dentro di me. Da quel buio vuoto. Sentivo quel buio vuoto che brillava di luce silenziosamente, senza significare nulla, senza dire nulla, e il buio brillava di luce tutto intorno da dentro di me. E sono rimasta lì davanti alla finestra e la mia amica era lì accanto a me, non sapeva cosa dire, stava lì e basta, non poteva fare altro. E il tempo passava, ma io non me ne accorgevo. Ero lì e guardavo fuori il buio e la pioggia e poi
La mia amica è andata a sedersi, ma io sono rimasta lì e guardavo verso il vento, la pioggia e il buio, e sentivo che il buio era il mio viso. Non so quanto sono rimasta lì, ma sono rimasta lì a guardare fuori in quel buio vuoto, verso la pioggia che c'era fuori, e sentivo che non potevo più separarmi dal buio. E poi ho aperto la finestra. E poi sentivo la pioggia e il vento con molta più chiarezza. E poi potevo sentire il buio con molta più chiarezza. E poi riuscivo a sentire le onde pulsare. Le onde pulsavano e pulsavano, stavo lì. Sentivo le onde pulsare e sentivo come le onde pulsavano nella pioggia e nel buio che ora erano me. Che ora sarebbero state me per sempre. Ora sarei stata io il buio che brilla di luce nelle onde che pulsavano. Stavo lì a percepire questo e poi ho sentito la mia amica dire che non dovevo stare lì a congelarmi, che dovevo andare a sedermi, che dovevo chiudere la finestra. Sta diventando freddo, ha detto. Sto congelando un po' anch'io. Allora mi sono voltata verso la mia amica. Vorrei chiudere la finestra. E le ho chiesto se voleva che chiudessi la finestra. Sta diventando un po' freddo, sì. Se ti dispiace, sì. Posso chiudere se vuoi. E allora ho chiuso la finestra. Ma poi mi sono messa di nuovo in piedi al mio posto, davanti alla finestra nera, e guardavo il buio. Ascoltavo la pioggia. Ascoltavo le onde. Ci metterà un po' di tempo anche lui, forse io. Non andare a cercarmi. Ci prendeva bene, dai pure. Sì, magari vado. Dai, per favore. E poi è andato e io sono rimasta lì davanti alla finestra. E quando se n'è andato ho aperto di nuovo la finestra e sono rimasta lì. Non so quanto tempo sono rimasta lì, ma sono rimasta lì. E ora mi sentivo vuota. Ora ero vuota, come le onde e il buio. Stavo lì. E poi ho sentito i passi e poi vedo la mia amica entrare. No, non l'abbiamo vista. Ma non c'è nessuna barca ormeggiata in vostro mondo, quindi lui sicuramente è un po' in mare, sì. Beh, io non riesco a vederlo. Abbiamo camminato lungo la strada, abbiamo guardato tutto, ma non abbiamo visto niente. Anche se dopo tutto è piuttosto buio, quindi non è poi così strano. Ma non sono neanche riuscito a sentire niente, nessun motore per ora. E forse quindi? Sì, abbiamo detto che forse uno forse dovrebbe riportare, non lo so. Dopotutto è tardi ormai, il mare è brutto, fuori è buio, non è una serata da starsene lì in barca, sicuramente non con una barca qui. E forse con una barca grande? Sì, qualcuno con una barca grande potrebbe, non lo so. Voglio dire che forse è la cosa più sicura, non deve essere successo per forza naturalmente, ma... Ma sì, ma credo anch'io che sia meglio, non deve essere successo per forza, ma in ogni caso. E poi si è arrivato abbastanza tardi, eh? Cosa dici tu? Perché stai qui? Ti sei messa proprio nella corrente. Vuoi che... Però credo che sarebbe il caso, cosa ne pensi? Sì, facciamo. C'è un telefono di là, vai a chiamare, vai. Deve necessariamente essere qualcosa, ma non farà male. Forse il suo motore si è fermato e non ha i remi, possono essere tante cose. Sì, sì. È giusto, sì. Non deve essere successo niente. Forse gli piace stare lì fuori col brutto tempo. Forse non avremmo dovuto chiamare. Non lo so. Di sicuro non è niente. Nel caso. Vabbè. Arrivando, sono usciti con una barca, ma vogliono parlare con te, per capire un po', sono di là per... Mi stanno aspettando. David!
secondo te? Ma è strano, non gli muovo. E lei? Non dice niente? Se ne sta lì davanti alla finestra con la finestra aperta a guardare fuori. Non lo so. Comunque, in ogni modo, noi non possiamo. Non possiamo andare via ora. Io devo andare a lavorare. Vai tu. Io dovrò rimanere qui, non posso andare via, non so che no. Posso restare ancora un po'. Poi è da notte. Posso andare via domattina presto, non lo so. Escono in mare a cercarlo. Bene, non deve essere successo niente, ma se ci fosse qualcosa, il suo motore potrebbe essersi bloccato. Giusto. Non potremmo uscire anche noi, andare giù sulla strada. Sicuramente arriveranno presto con la barca, noi dobbiamo andare a cercarlo. Va bene? Sì, possiamo fare così. Dobbiamo stare con lei. E così siamo andati. Poi siamo usciti fuori, nella pioggia e nel buio lungo la strada. E abbiamo camminato lungo la strada guardando verso il mare, ma non c'era nulla da vedere. E camminavamo, aspettavamo, camminavamo ancora. E nessuno di noi diceva niente. Ma poi si è potuto sentire arrivare una grande barca e poi abbiamo visto le luci, quelle grandi luci che si irradiano su tutto il mare, lontano, ma non troppo lontano dalla terra. Le luci si irradiavano tutto intorno, sempre di più, luci gialle che tagliavano la notte buia e anche la pioggia fuori. In mezzo alle onde abbiamo visto quelle luci gialle che si muovevano non troppo lontano dalla costa, lungo la costa. E poi abbiamo visto le luci al largo. E poi le luci si sono mosse nel buio, sono andate dall'altra parte e per tutto il tempo le onde pulsavano e pulsavano. Le onde pulsavano e il vento soffiava e pioveva. E pioveva e quelle luci gialle di fuori in quel buio così oscuro e il rumore della barca e poi una voce lontana che chiamava dicendo qualcosa impossibile da capire. E poi le luci trovano pace. Se ne stanno lì a irradiare l'oro giallo in mezzo a quel buio così oscuro prima che le luci inizino di nuovo a muoversi sul mare. Ora le luci si muovono, poi si fermano e noi ci fermiamo. E poi le luci si muovono e poi camminiamo lungo la strada e piove e nessuno di noi dice niente. Vediamo quella luce gialla in tutto quel grande buio, le luci che si muovono, tutto il tempo si muovono e poi le luci attraversano di nuovo il mare, vengono più vicine a noi, si fermano e poi qualcosa si intravede della luce, una cosa luce, quasi lilla è là, nella luce, e penso che sia una barca che sta lì, nella luce. Non posso vederla chiaramente, ma a me sembra che sia una barca. Poi le luci continuano a muoversi sulle onde a largo e poi...
poi la mia amica domanda se non possiamo tornare di nuovo a casa, è mezza congelata, dice. E io dico, certo che deve andare, io voglio restare, dico. E suo marito dice che certo, lei deve tornare su a casa, lui può stare qui con me, dice. Ma la mia amica dice che non vuole andare senza di me, e così restiamo là. Restiamo là nella pioggia e nel vento, restiamo là e vediamo le luci distendersi gialle sopra le onde nere, e poi vediamo le luci girare, e poi vediamo. Vediamo più le luci del tutto, restiamo là. E poi la mia amica dice che ora dobbiamo tornare. Ora non possiamo più stare qui. E ci incamminiamo su per la collina e lei mi tiene per un braccio e suo marito cammina un passo davanti a noi e nessuno di noi. La finestra è rimasta aperta con freddo qui. Sì. Perché? Devi rispondere. Devi rispondere, potrebbe essere. Rispondo io. C'era nessuno dentro. Pensano che...
ordine le tue cose. Mi direi di sì. È solo per fare qualcosa. Era bello giù al mare. Ne sono certa. Va bene.